Ciao, ciao al bellissimo pubblico di A Casa Mia. Allora, innanzitutto grazie, grazie perché siete sempre numerosi, ma soprattutto siete sempre fedelissimi e mi scrivete delle cose bellissime, quindi non smetterò mai di ringraziarvi. E ancora una volta sono molto contenta di potervi intrattenere con un grande ospite anche questa settimana, una grande ospite. Ormai l'ho spoilerata da ieri, quindi vado subito ad invitarla. E allora, sapete che è questo momento, il momento dell'invito è sempre drammatico per me, però spero che... Ciao a tutte. Sì, ma sei la più veloce. Eccomi, ciao Roberta, ciao, buonasera a tutti, Ciao ciao. Giorgia, grazie mille per aver accettato il mio invito, veramente grazie. Grazie a te per avermi invitata perché sono molto contenta di fare due chiacchiere con te, due chiacchiere tra donne quest'oggi. Tra donne, tra noi, ecco. Tu sai che questo programma si chiama A Casa Mia, quindi tu virtualmente è come se fossi qui a Osimo, a casa mia dove Ok. vivo, e lo scopo è un po' quello, no? Due chiacchiere sul divanone di casa. Ok. Complimenti, sono molto contenta di conoscerti un po' meglio, però io ti seguo da tempo, da tanto tempo, perché sai che sono una divoratrice di TV e poi essendo stata un po' anni fa un'addetta ai lavori, insomma, mi piace molto osservare le persone in gamba e ti Ma ritengo tra una persona in l'altro, gamba. grazie, sei gentilissima, ti devo anche ringraziare per tutte le cose carine che hai detto anche nelle stories di presentazione per questa diretta. Ma parlando proprio dell'aspetto professionale tuo in particolare in questo caso e diciamo anche mio, abbiamo un punto in comune noi. Dai. Abbiamo una trasmissione in comune, io credo, il processo di Biscardi. Sì, è vero. Vedi? Solo che io l'ho Vedi? fatto quando tu avevi 14 anni. Vabbè, ma questi sono dettagli, questi sono dettagli. No. Io No. l'ho fatto, guarda, riguardavo i miei lavori, gli anni di lavoro così, l'ho fatto nel 96. Quindi tu, se non sbaglio, essendo dell'82, avevi 14 anni, andavi ancora a scuola. Esattamente, sì, però vabbè, questi sono insomma, dei piccoli dettagli, però insomma era carino anche ricordare Certo, ma tu in che anno l'hai fatto? In che anno l'hai affiancato? Allora, io in realtà non l'ho affiancato perché il processo di Biscardi è ritornato in onda 3-4 anni fa Dai, è vero, è vero. sulla Sette Adesso che me Gold. lo dici. Sì, e mi era stato proposto per questo ritorno, diciamo, in TV del programma, Aldo non ci sarebbe stato, da parte dei figli, perché la proposta di progetto era proprio dei figli di Biscardi. Mi era stata proposta proprio la conduzione ed è stata la mia prima conduzione completamente in solitaria, in diretta, con un argomento che Ah, tu sai beh, tra l'altro spinoso. Sì. allora tu hai fatto proprio una gran cosa. Io invece l'ho affiancato e lui era noto per non farti mai parlare. Quindi, Fantastico! no, cioè proprio tu stavi lì, ma lo sapevi già a prescindere. Io avevo accettato perché tanto io sono una tranquilla, e lui, tu cerchi di dire qualcosa e lui ti diceva: no, ma guarda, allora, perché colleghiamoci con Beh, anche Tizio, Caio, Sempronio. Però perché un grandissimo professore. il mood del programma, che poi è rimasto diciamo lo stesso anche l'anno, appunto qualche anno fa quando l'ho condotto io, era proprio quello un po' della bolgia, diciamo, calcistica, quindi tutti che potevano dire la loro, quindi era un continuo di collegamenti, Napoli, Roma, tutti gli ospiti in studio, quindi capisco che la difficoltà poi di inserirsi poteva essere anche tanta. No, no, per la persona che lo affiancava quasi zero, a Quasi parte quando zero. ti dava lui la parola e dovevi dire qualche schedina o qualche risultato, insomma, così. Comunque, molto contenta, ma io vorrei partire da molto prima, no, sì, da molto prima, perché avendo fatto i compiti come faccio con ogni ospite che si rispetti, ho visto che tu sei arrivata ben seconda al concorso di Miss Mondo nel 2000, o sbaglio?
Li ho fatti Nel bene? 2000, sì, nel 2000 esattamente, è stata, diciamo, la mia primissima esperienza sia nel mondo dello spettacolo, diciamo, ma la mia prima esperienza, diciamo, anche da, non da adulta perché avevo 18 anni, però senza i genitori, perché comunque riuscendo ad arrivare alle fasi finali del concorso, che era proprio Miss World, quindi a Londra, sono stata un mese fuori da casa, è stata un'esperienza sicuramente formativa e molto bella. Poi, esatto, le cose sono andate molto bene perché sono arrivata Molto seconda alla bene, finale. seconda, Sì, cioè sì, a un sì, sì. passo proprio, sei Però stata lì lì. guarda, meno male, ero contentissima e ancora ricordo la sensazione, giuro, di essere arrivata seconda, dava bene anche terza, altrimenti niente, perché già ero contenta di essere arrivata nella parte finalissima della finale. Ma arrivare prima, lo dico proprio a cuore aperto, forse nessuno me l'ha mai chiesto, tra l'altro, questa cosa, per me voleva dire stare un anno fuori da casa. Io da lì non sarei tornata più a casa per un anno. Ero già un mese fuori da casa come prima esperienza, per me era abbastanza, sono sincera. Avevo poi Hai anche l'esame di ragione. maturità io quell'anno, quindi volevo tornare anche per affrontare l'esame di maturità, che insomma avevo già un mese di scuola da recuperare, per cui insomma è stata un'esperienza molto forte. Però da lì è iniziato tutto poi. Sì, quindi a Londra sei stata fuori, sei stata in Inghilterra un mese? Sono stata 2 settimane circa, no, allora ho fatto qualche giorno a Londra, poi siamo state 2 settimane, che direte adesso, ah che bella, 18 anni, alle Maldive, perché la location per tutti gli shooting erano le Maldive, quindi 2 settimane alle Maldive e poi 2 settimane a Londra, quindi un mese abbondante per Tu sai confezionare che la finale. non lo saprai, ma il mio cucciolo, il cucciolo di casa, l'ultimo mio figlio Funky, che ha 17 anni, adesso sta vivendo in Allora, Inghilterra e quindi veramente è un'esperienza molto formativa. sì. E poi, continuando con la tua storia, addirittura l'anno dopo, niente po', po' di meno, tu hai lavorato con Adriano Celentano e Maurizio Costanzo in due programmi diversi. Sì, prima Ma cioè, tu con hai fatto delle cose grandiose che eri bambina. Qui da sì. noi nelle Marche si dice puzzi ancora di latte quando sei Assolutamente. ancora. Assolutamente sì, anzi guarda, posso aggiungere che sono stata io veramente catapultata dal divano di casa, davvero a delle esperienze pazzesche. Quella di Adriano Bellissimo. Celentano è nata proprio dal concorso di Miss Mondo, perché ho rientrata dal concorso, visto che appunto era andato molto bene, ho fatto una serie di ospitate. La prima importante fu dalla grandissima Raffaella Carrà in Caramba, che Urca, sorpresa. proprio Esatto. quella non l'avevamo proprio, Era non uno mi spettacolo. era sfuggita quella. Lì c'era stato, diciamo, non l'incontro, però Adriano Celentano e sua moglie mi avevano visto in video e siccome stavano confezionando il ritorno sulle scene in televisione di Celentano, che era il titolo è 125 milioni di VIP, cazzate, era, vabbè, lo diciamo, ma tanto il titolo era Vabbè, quello lì. il nostro Sì. pubblico non si formalizza. Esatto, comunque il programma era quello che andava in onda su Rai 1 e io sono stata contattata poi per fare uno dei personaggi all'interno dei mini gialli, mini film che c'erano nella puntata che andava in onda. E di lì ho avuto insomma un'altra enorme, Lì hai incredibile. fatto, caspita, è stato un trampolino per restare Pazzesco. nell'ambiente delle piscine, è stato un trampolino di lancio. Pazzesco, cioè, Sì. e poi 2002, 2002 Striscia. E poi sì, l'anno dopo, 2001, ho lavorato a Buona Domenica, con Sono Maurizio stato Costanzo, il gruppo di Buona Domenica, e poi nato l'anno dopo, gota. sì, anche quella è un'esperienza, ero molto giovane, quindi anche quella è un'esperienza molto divertente e molto formativa, e poi è arrivata Striscia la notizia, è stato il trampolino vero, vero. Il trampolino vero. No, stavo realizzando che nel 2002 avevi 20 anni perché sei dell'82, l'anno in cui l'Italia vinse i mondiali e io avevo 18 anni e quella sera, la sera della finale, ero andata a vedere L'Esorcista al cinema senza vedere la... No, tu pensa che ricordi che mi stanno uscendo adesso e Beh, poi. perché per scaramanzia non volevo vedere la partita, eravamo al Lido degli Estensi, ero via con un'amica e quella sera L'Esorcista per la prima volta.
E tu sei di marzo e insomma avevi un paio di mesi Esatto. quella volta lì. Roberta, E poi quindi. sei l'unica che può dire che ha un bel ricordo legato alla visione dell'esorcista. Mettiamola così. Perché siamo Sì. tutti traumatizzati dall'esorcista, te almeno puoi Sì, avere quel no, ma io ricordo. non so com'è che mi è venuto sto flash mentre parlavi, calcolavo 82, dico, ma io ho 82, avevo già 18 anni, ammappate. Comunque, Sempre dettagli, sempre poi, dettagli. quindi io mi ricordo benissimo di aver visto la proclamazione tua e di Elena Barolo a Aveline? Brescia, a Sì. Avelline, brava. Sì. Aveline prima, me la ricordo benissimo perché era una cosa che seguivo. La conduceva Ezio? La Ezio conduceva Grezzo? Teo Mammucari la prima edizione, poi è passata la E poi l'ha conduzione creato Ezio Ezio, nell'edizione. vero? Sì. Sì, esatto. Beh, dai, ancora la memoria ce l'ho, eh? Dai, Sì. dai, dai, ce la posso Anzi, fare. ma ti ricordi un sacco di cose. Davvero, davvero. E perché le vivo intensamente, capito? E quindi restano. E quindi mi ricordo di aver visto, perché le curavo sempre le veline, perché si diceva sempre chi è più bella, la mora o la bionda, ti ricordi che c'era almeno tra il Beh, pubblico, tra il certo. popolino, si faceva sempre Certo. un po' questa classifica. Poi, vabbè, hai fatto 2 anni lì, Sì. immagino tosti, perché tutti i giorni visibilità mille, avrai lavorato veramente tanto. Poi, ho perso un po' i conti, ma quella che mi interessava sapere tanto era l'esperienza del 2011 all'Isola dei Famosi. Perché quella vorrei che me la raccontassi un po' perché mi è rimasta un po' qui, perché io ho fatto un provino per andarci, poi o non è entrata o io non, insomma, avevo i bambini veramente piccoli ed era prima della tua edizione e mi sono sempre chiesta, al di là della paura dell'aereo, quindi non so come avrei potuto catapultarmi là, volevo, ecco, che ci raccontassi un po' quello che racconti in famiglia, non quello che racconti ai giornalisti, di questa esperienza, perché ovviamente ho seguito anche quella e hai vinto meritatissimamente, Grazie. però arrivare già in fondo, è una cosa straordinaria, immagino. Quindi volevo da te, ti lascio la parola, raccontami proprio com'è stato, dal primo giorno all'ultimo, eh. È stata l'esperienza più intensa e tosta della mia vita. Quella è stata veramente un'esperienza che mi è rimasta molto, molto dentro. Non so se sono mai riuscita anche a raccontarla bene o con la giusta intensità, perché poi forse non c'è neanche mai stata l'occasione vera o il tempo anche televisivo per raccontarla. Ti posso dire che è un'esperienza che, a prescindere dal fatto che io sia arrivata alla fine e poi abbia vinto, sono comunque contenta di aver fatto, perché in quel periodo esatto della mia vita mi aveva, secondo me, riequilibrato anche molto. È un'esperienza che, se la fai con la testa giusta, col cuore giusto, ti permette veramente di capire quante fortune abbiamo intorno, quali sono, i valori veri a cui rimanere sempre aggrappati anche in momenti di difficoltà come quello. E il fatto comunque di essere, tu sei con altre persone, ma sei da solo con te stesso alla fine, per cui la vera Certo. esperienza è quella interiore, perché c'è la fame che è un qualcosa che ti attanaglia anche mentre dormi, però poi i Davvero, conti è una veri, sì, cosa. la La fame fame è ti fa terribile. uscire di testa, arrivi a un certo punto che dormi con la sensazione della fame e ti rassegni al fatto che comunque non hai nulla. Io sono sempre rimasta aggrappata all'idea dall'inizio alla fine che era una parentesi, che quindi a un certo punto questo game, questa esperienza sarebbe Sarebbe conclusa, per cui, passata. esatto, per cui mi volevo Prima o comunque. poi avresti mangiato. Prima o poi avrei mangiato, però devo anche dire la verità che i miei pensieri principali non erano poi rivolti al cibo o al, che ne so, alle strategie o al dovermi mettere in mostra, assolutamente no. Io avevo una bambina comunque a casa che era piccola, ero concentrata su come avevo organizzato il tutto per farle vivere la mia assenza al meglio, sul momento in cui l'avrei rivista, per cui io avevo tutto. La mia testa era veramente molto concentrata su quello. Ti dico anche un'altra cosa, ho sempre detto in famiglia
che un po' di isola io la farei fare a tutti nella vita. tutti. Magari non 3 mesi, ma un po' di settimane senza contatti col mondo, senza contatti con gli affetti, senza mangiare e dovendoti comunque confrontare bene con te stesso, secondo me ti livellano e servirebbe a tutti. Sai che hai Comunque, ragione, esperienza è una cosa bellissima. molto bella. Tu sei stata 3 mesi, quindi, cioè tu Sono per 3 mesi e il tempo è sempre stato clemente o... No, 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 all'inizio Cioè... dell'esperienza pioveva tanto e il fattore pioggia è stato anche sicuramente determinante nel far venire fuori chi veramente poi aveva la tempra anche per andare avanti. Mi ricordo di una notte in cui io e Magda Gomez, che è la persona con cui inizialmente avevo legato di più e con cui sono rimasta in ottimi rapporti anche dopo, abbiamo dormito in piedi una notte praticamente. Non proprio dormito, ma in dormiveglia in piedi, una appoggiata all'altra, perché stando in piedi la pioggia non ti bagnava completamente, avevamo gli impermeabili, ci bagnava soltanto, diciamo, un po' a casetta, no? Sì, Ok? però Quindi. eravate, no, ma è una cosa incredibile, cioè io penso, e poi soprattutto lì il mattino arriva presto, cioè lì alle 5, cioè sei sveglio. E devi tirare sera senza mangiare. Hai fatto un'osservazione giustissima, il tempo è completamente stravolto in realtà, perché poi quando siamo tornati a casa e ci hanno raccontato, spiegato, rivisto un po' di filmati, ci siamo resi conto che noi ci svegliavamo innanzitutto prestissimo, perché in realtà erano le 5 e mezza del mattino, Infatti, e andavamo a infatti. letto prestissimo la sera. Io mi ricordo che vedevo tutte le costellazioni girare, quando facevo i turni del fuoco, e il tempo secondo me, è una delle cose più toste da gestire. Da Sì, passare, ma non solo durante le volte che si vede inquadrato, cioè è quando non vi inquadrano, cioè la mattina quando arriva l'alba e lì, cioè, cosa fai? Sono 12 ore, se non di più, da passare, più senza di mangiare 12, poi. senza Eh sì. mangiare con le forze che ti stanno abbandonando. Ovviamente, combattendo contro anche, credo, problemi fisici. E Sì. comunque, Poi quindi per c'è cioè, noi cose donne, che insomma, insomma. esatto, cioè robe che e come ti organizzi in quel caso? Guarda, come ti organizzi? Dipende, perché comunque poi le giornate, anche la settimana, erano un po' scandite dal fatto che sapevamo quando avevamo la puntata, la diretta del serale, sapevamo quando, più o meno quando c'era il giorno della prova infrasettimanale, sapevamo che dovevamo pescare, che dovevamo cucinare, pulire le pentole, magari andare a cercare cocchi, magari riuscire, non so, a fare qualcosa che potesse comunque servirci o anche tenerci impegnati senza sprecare forze inutilmente, perché poi c'è anche quello. Quindi, insomma, è Oltre un. a Magda, chi ti sei portata a casa nel cuore da quell'esperienza, oltre a Magda? E chi non Allora. hai proprio più rivisto perché proprio hai scoperto che insomma non ci andavi d'accordo? E chi Allora, ti ha deluso tanto in quell'esperienza? Dopo chiudiamo la parentesi isola perché non ti voglio annoiare. no, allora, che ho rivisto, in realtà poi non ho rivisto più nessuna se non casualmente. Con Magda capita che noi ci seguiamo su Instagram, ci scriviamo magari qualcosina sui post così, però non ci siamo più viste neanche con lei. Una persona che mi era rimasta, che mi aveva colpito tantissimo durante l'esperienza sull'isola, era la mamma di Valeria Marini, Ah, che sì. Della veramente era come l'avete vista, cioè una forza della natura. Cioè, giuro che io non le natura, stavo vero? dietro, cioè si arrampicava Sì. su per le montagne, io non le stavo dietro, cioè, ma non è possibile, cioè, comunque una donna grande, una donna, cioè, no, ma era una cosa. E anche lei non mangiava. No, Quindi. assolutamente, assolutamente. Cioè, mangiava quello che mangiavamo noi, assolutamente. Non c'è mai stato poi un favoritismo su nessuno, anche se, per esempio, secondo me i ragazzi, gli uomini, patiscono ancora di più la fame, perché probabilmente sono abituati anche a carichi di cibo nella vita normale, o perché comunque fisicamente sono più grandi, quindi magari soffrono ancora di più. Eppure non c'è mai stato nessun tipo di favoritismo, né per età, né per fisico, né per niente. Giusto, sono contenta che l'hai detto. Ma tra l'altro stavo riflettendo che anche nelle edizioni passate precedenti, dove c'erano persone di una certa età, mi viene in mente come primo esempio Sandra Milo, che di anni ne aveva parecchi quando è andata sull'isola. Però sono sempre quelle che dimostrano veramente una caparbietà e una resistenza
dovuta, credo, poi all'esperienza, alla Sì. saggezza, a non lo so cosa, però sono quelle che resistono meglio. Senti, comunque complimenti perché è stata una bella Grazie. esperienza, ma tu prima di andare all'Isola dei Famosi hai pure recitato in Carabinieri. Sì, ho fatto una piccola parte in Carabinieri. Devo dire che la Vabbè, però recitazione non è anche il mio tu forte. la recitazione non è una cosa che hai inseguito? No, devo dire di no, ho avuto anche qualche proposta, però non lo so, sarà che, per esempio, io sono una che ammira molto le attrici, gli attori, che mi piace andare al cinema, mi piace vedere le serie, forse è un ruolo per cui secondo me o ce l'hai veramente nelle corde e comunque ti devi preparare tanto, o comunque ci vuole un'inclinazione caratteriale particolare. Io sono molto per appunto la diretta, la chiacchierata, il lavorare in diretta, è anche per quello che ho accettato il lavoro del processo, altri lavori che ho fatto sempre in diretta, mi piace molto lavorare con le convention, mi piaceva, adesso non ci sono neanche più, insomma il periodo ha tolto un po' anche di quelle possibilità, però Sì, il esatto, calarsi nei purtroppo, ma personaggi lo trovo un po' più, non tanto nelle mie corde, non impossibile, dipende dal personaggio, ecco. ok, però quindi tu sei l'opposto mio, perché io invece le convention, le serate così le evitavo come la peste, perché il giudizio immediato del pubblico proprio lì vis-à-vis, che tu lo guardi in faccia e magari vedi un po' l'espressione, cioè come dico sempre, magari una telecamera, scusa ma è arrivato il mio Prego, prego. Leonie. Oh, io ce li ho tutti di là, io ne ho E so tre. che tu ne hai Boh. tre. Tu ne hai tre, Sì. lui è leone, adesso è andato a spazzolarsi la ciotola e sentivo rumori di. E stavo dicendo che. Aiutami, cosa stavo dicendo? Perché l'età è quella che è. No, parlavamo del fatto della recitazione, che te invece preferivi No, e io non avere. invece preferisco la telecamera in mondovisione, cioè c'è tutta la popolazione mondiale lì dietro, non mi emoziono, anche se non è vero, perché anche per queste dirette Instagram ogni volta c'ho proprio l'ansia prima di intervistare, perché è proprio un'emozione per me, però ecco, non riuscivo a fare le serate, quindi o gli eventi o a Però sì, presentare, è una perché cosa magari c'è la paura caratteriale. di impappinarsi. Ecco, vabbè, No, anche io, comunque. anche io, però io, cioè, poi mi preparo, poi se mi impappino io vado avanti comunque, tanto si impappinano tutti adesso, non è che Brava, siamo tutti brava. pepazzi, dai. Grande, grande. Ma io lo vedo, ti seguo molto anche su Instagram e vedo che c'è sempre una grande attenzione alla professionalità, una grande attenzione alla cura del particolare. Ecco, questa è Sì. una cosa che se dovessi descriverti. Come professionista è una cosa che direi di getto, perché hai una grande cura del Grazie. particolare e comunque si vede, hai tantissimi follower, sei quasi a 2 milioni di follower, quindi è una bella responsabilità comunque, no? Avere tutte queste persone che ti seguono e alle quali dare magari il consiglio giusto. Non mi sembri una che dà un consiglio in cui non crede. Guarda, no, quello assolutamente no, ma devo dire che anche le collaborazioni che faccio, di qualsiasi tipo esse siano, sia che sia di moda, sia che sia di make-up o altre cose che posso fare, se dico che uso una cosa è perché la uso veramente, perché l'ho provata Esatto. veramente, cioè io veramente su un sacco di contrattazioni, se non credo in un progetto, se non credo in quello che dovrebbe fare un prodotto, non lo È quello che pubblicizzo e non lo traspare, scelgo. è quello che viene fuori, mentre non credo che sia sempre così. Apro e chiudo una parentesi. Non credo che sia sempre così, però con te sì. Allora, parliamo invece della sfera affettiva. E allora, un'altra cosa che ammiro è che siete una bellissima famiglia, tra virgolette, allargata, un po' come la mia, Sì. e siete molto innamorati. Tra l'altro, Filippo e Andrea, mio figlio, hanno collaborato Da poco, per una cosa da ma poco, anche quindi io e ho. Rosalinda, anche io e Rosalinda ci siamo viste da È poco, vero, anche io e anche tu, Rosy. Rosalinda, E è vero, è tra vero. l'altro, devo dirti una cosa: che tu poco fa hai detto, parlando di te, del fatto dell'emozione, comunque quando ti fai un lavoro, ti esponi. È un po' quello che ho ritrovato anche in Rosy quando ci ho lavorato l'altro giorno. Ed è una dote che io invece stimo tantissimo, ammiro tantissimo, e l'ho detto anche a Rosy il giorno che abbiamo lavorato insieme, perché secondo me invece è sinonimo di perfezione, cioè di voler far bene.
di voler far bene quello Sì. che tu offri al tuo pubblico in quel momento. Per cui l'emozione così, io la trovo molto vera e molto bella. Ed è una cosa che tu hai detto, io ho ritrovato, ho detto proprio a lei l'altro giorno che abbiamo lavorato. Quindi, vedi? Che bello, vedi quando c'è sintonia? C'è Sì. sintonia e si parla un po' la stessa lingua. Sì. Io uso sempre questo termine, quando incontri delle persone o anche quando da lontano le stimi, ma perché in un certo senso c'è, e poi quando le incontri succede come tra noi, che c'è magari ritmo nella chiacchierata, Certo, non è che ci certo. sono dei vuoti o delle Certo. discrepanze di idee e di pareri. E quindi l'amore è una grandissima parte. Forse la parte più importante della tua vita dopo le tue figlie, comunque Sofia è mia, quanto ha? Un anno? Mia ha un... Vedi, guarda Rosy che ha scritto: Ciao Giorgia, sei una persona dolcissima, molto umana, una grande professionista. Io ti mando un bacio perché tu sei Rosy, carinissima. scrivi anche adesso che ho gli occhiali, perché È quando non ho andata gli su. occhiali lei lo sa che io non leggo niente, Io non l'ho vista devo adesso andare che ha giù, scritto. Devi, aspetta, guarda. devo andare giù. Eccola, eccola, eccola. Ok, l'ho vista, l'ho vista. No, Lei è perché lei lo veramente sa. carina. Lei lo sa che quando ho gli occhiali non vedo niente, quindi mi passano dei complimenti bellissimi, ma anche magari degli insulti, non li vedo meglio così. Ma sì, ma tanto quelli, meglio non vederli. Senti, il No. 12 maggio vi siete sposati. Che Sì, perché sto bello. Covid ci ha rotto le scatole, allora basta, ci siamo Hai sposati fatto il bene, 12 maggio. Adesso poi in realtà ci sarà anche ti ha scritto Rosy, scusami se mi interrompo, Roberta, ti voglio bene. Visto che non avevi gli occhiali, te l'ho detto io. Ecco, Roberta, ti voglio grazie, grazie mille, grazie reciproco. Senti, ma bene. io per i matrimoni, cioè io sono famosa tra i miei amici perché quando vedo un matrimonio mi infilo, o vado a visitare magari dei borghi dove ci sono delle chiese particolari e ogni tanto in Sicilia, a Palermo, mi è capitato di andare a visitare una chiesa meravigliosa. Adesso faccio una gaffe perché non mi ricordo il nome, comunque è bellissima e c'era un matrimonio e io sono stata lì tutta la cerimonia, cioè anche Certo, se indietro, però i matrimoni mi... E poi sono bellissimi. complimenti per il bellissimo gusto perché eri vestita veramente per l'occasione, non era il matrimonio, era un No, matrimonio in esatto. comune. Però eri vestita nel modo proprio più appropriato, quindi complimenti e raccontami le Grazie. emozioni di quel giorno. È stata un'emozione grandissima perché, allora, come ti ho detto prima, questo Covid ci aveva veramente rotto proprio, insomma, tutti i piani perché noi abbiamo dovuto rimandare per ben 2 volte e quindi ci siamo sposati, abbiamo deciso di sposarci con rito civile in comune ed è per questo che la scelta poi di quell'abito, di quel completo che tu hai detto è Dell'abito, stata sì. particolare, perché poi in realtà c'è tutta un'altra parte, c'è quella che comunque un giorno ci sarà perché noi non abbiamo accantonato il desiderio di sposarci davanti a Dio e di festeggiare poi con tutti quanti, ma quando sarà possibile, ci tenevamo a diventare marito e moglie, l'abbiamo fatto a maggio. L'emozione è stata grandissima perché è stato molto veloce, anche più di quello che ci aspettavamo. E forse proprio per quello è stato molto molto intenso e avere pochissime persone con noi che erano solo i nostri genitori, le bambine e i testimoni che sono i nostri migliori amici, tra i nostri migliori amici, ha reso il tutto molto intimo e molto 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 vero. Quindi Molto. ha ufficiato il sindaco? No. O... No, 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 noi non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta particolare, trattamento particolare, noi C'era, volevamo, c'era. sì, noi Certo, volevamo volevate sposare. veramente coronare il nostro sogno a prescindere dalla situazione che c'era, volevamo anche proprio farlo come segno di rinascita, cioè si riparte ragazzi, ok, è tutto, insomma, tutto bello, andiamo avanti e poi ci sarà anche l'altro matrimonio, lì il vestito, poi ci risentiamo, perché No, sull'altro... ci risentiamo, eh. Cioè, io non oso dirti vengo a vederlo in qualche chiesetta particolare, io mi Ci intrufolo. stiamo ancora Però, organizzando, però... a parte quello, ho apprezzato tantissimo e a parte il fatto che è stata una sorpresa, perché l'avete fatto proprio Sì, a sì, sì. sorpresa, Sì. avreste dovuto esporre le pubblicazioni, però comunque il grande pubblico non...
non era stato preparato e quindi è stato molto No. bello vedere queste immagini perché poi dai vostri occhi trasuda proprio amore, e che quel giorno lì in teoria dovrebbe essere così per tutti. E in effetti è stato almeno io ho visto solo le fotografie e forse un piccolo video che avete pubblicato, Può essere, però sì. Grazie. l'ho trovato di gran classe e molto 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 vero. E Grazie. quindi insomma poi con le vostre bambine lì insomma ecco, No, l'ho provato anch'io mi capisci, cioè è difficile anche secondo me raccontarlo, perché poi se mi devo riconcentrare per insomma, rimaginare quel momento con loro lì, Sofia si è commossa molto, insomma. Guarda, mi viene già il nodo in gola. Sì, no, ma ti capisco, non te lo faccio più dire, però è capitato anche a me e non una, ma ben 2 volte, purtroppo, vabbè, per fortuna, ma purtroppo perché è finita come è finita, però avere lì i tuoi figli, insomma, è una cosa. Tra l'altro l'ultima volta li avevo proprio tutti e quattro e il piccolo aveva 5 mesi, era una pallina. Era meraviglioso e averli lì tutti insieme è stato emozionante, come dici tu, viene un po' il groppo in Emozionante, gola sì. perché hai lì tutto l'amore Tutto, che lì vuoi. hai tutto, c'è tutta la Hai vita lì, tutto. sì. Senti, Giorgia, hai qualche rimpianto? No, cioè Qualunque tipo nell'arco della tua vita, non sto parlando degli ultimi anni, insomma, una cosa che avresti voluto tanto fare che non hai potuto fare o che non hai fatto proprio perché magari hai sbagliato, insomma, un rimpianto. E poi il più grande successo, ti chiederò, quindi comincia a pensarci che non vale dire le mie figlie. Ok, allora, rimpianti grossi, devo dire la verità, non ne ho perché ho sempre comunque provato a fare quello che volevo e non ho fatto le cose che non mi sentivo di fare, che non erano nelle mie corde. Ti posso dire che forse avrei dovuto o potuto almeno provare a seguire il percorso universitario parallelamente a quello lavorativo. È vero che ho cominciato a lavorare molto presto e ho cominciato Era veramente. impossibile, era Era impossibile molto coerirsi. difficile, però per esempio io affianco un esempio, mio marito è a 2 passi dalla laurea e lui comunque nel corso della sua carriera in cui ha collezionato qualsiasi tipo di traguardo sportivo, perché insomma ha veramente fatto qualsiasi cosa con il nuoto e vinto qualsiasi cosa, è riuscito comunque, anche se piano piano, a portare avanti anche l'università. Forse avrei almeno dovuto provarci. Questo è un Quindi lui piccolo. finirà, dici che gli darà questi 2 esami? Non so se lo posso dire, ma è un pastino proprio, è Ok. finito praticamente. Ci siamo proprio Abbiamo lì, 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 lì. finito. Sì. È stato Sì. bravissimo, perché ecco, quelle sono caratteri tosti, però secondo me, a parte il fatto che comunque ci ha messo il suo tempo, perché comunque Sì, doveva certo. parallelamente portare avanti una professione Certo. che insomma ha fatto in modo top. E Esatto. quindi non sempre ci si accorge. Comunque è molto bella questa risposta. Invece la tua più grande soddisfazione, che non c'è, cioè, ovviamente, il tuo più grande successo lo sappiamo, mia e Sofia, Sì, però assolutamente. oltre a Però ti loro. dico, oltre ovviamente, come hai detto te, che sarebbe la mia risposta, le mie figlie e mio marito, ti posso dire il fatto di aver fatto comunque tante cose che un po' nella chiacchierata di oggi le abbiamo ripercorse, praticamente sempre da sola, perché comunque sia a 18 anni, 19 anni, quando inizi sei da sola, ma avendo avuto alle spalle comunque una famiglia forte, per cui ho fatto bene a fidarmi degli affetti veri della mia famiglia e a perseguire quelli che erano i miei sogni, i miei obiettivi, e mi sono resa una persona indipendente che non ero neanche maggiorenne. Io a 16-17 anni già non chiedevo neanche i soldi per il motorino, perché ho iniziato così a fare le prime sfilate, i primi lavoretti, per cui io volevo essere indipendente, ce l'ho fatta e quella è stata la mia più grande soddisfazione da che ero ancora minorenne. Ecco. Bella, bella risposta. E poi perché sei una brava ragazza. Quindi le brave ragazze, Grazie. insomma, pulite, hanno, insomma, hanno tutto un modo di fare che comunque le aiuta a
Aiutati che il città Certo. aiuta funziona sempre, insomma. Poi tra l'altro Certo. adesso che stavi parlando che ti sei resa indipendente, quindi sei venuta via dalla Sardegna, Sì. che è una regione che io amo moltissimo e che siccome ti seguo tanto, tu d'estate vai in posti che io ogni volta dico li devo scrivere perché ogni tanto tu lo posti dove li metti, Sì. allora io faccio lo screenshot perché dico... Brava. A parte che è un po' lontano rispetto a dove sono io di solito, che sono più a Ok. nord, però tu vai in un posto bellissimo che è una cala enorme. Dimmi, aiutami col nome, forse con la Calafintia. T. Cala Con la T? Fintia. Ah, il Tamatete, dici te. Anche Sì, quella sì. che hai detto tu. Cioè, io adesso Sì. che ho il tuo contatto, non pensare Sì. che la No, perché vai in Certo. posti meravigliosi. Io amo la Sardegna e penso di essere già una esploratrice di spiagge, a parte che Sconosciute. faccio... Ecco, non mi aiuta il periodo perché sono sempre molto affollate. Però tu in particolare vai in posti che io mi sono segnata e però anche altri che secondo me tu conosci e non hai segnato, che mi dirai in privato. Qualcuno c'è, sono sincera, sì. Quindi Devo sappi che te li chiederò. volentieri, guarda, volentierissimo, volentierissimo. Io sono Senti. contenta di far conoscere la mia regione in maniera diversa, ecco, tramite i miei No, occhi, tramite il mio cuore, ecco. ma quei posti dove sei stata quest'estate, ma anche nelle estati precedenti, ma sono quelli in cui ho notato di più quest'estate, sono maldiviani. Cioè, non c'è Sì. bisogno di fare 10 ore d'aereo No, per no, no, no. andare a trovare dei posti veramente incantevoli. Sì. Che poi secondo me il sud della Sardegna è ancora più bello e meno sfruttato. Il sud-ovest, che è un posto che vorrei visitare, che quest'anno non ho potuto perché ho preso il Covid e Ah. quindi sono stata a casa, se no avrei fatto Iglesias e tutta la parte. Ah, ma quella parte lì è di una poesia, secondo me, particolare, la parte del Sulcis e quella costa lì. Ti dico, se ti Esatto. capiterà di andare, ti consiglio intanto un posto dove andare, però sappi che vedrai i tramonti, tra i tramonti più belli di sempre. Ok, C'è lo vogliamo un'atmosfera dire di... anche alle nostre amiche, ai nostri ascoltatori o me lo dici in privato? No, diciamolo dai anche a loro. Guarda, no, possiamo dire la zona del Sulcis, che è la costa sud-ovest, è una zona assolutamente poco conosciuta della Sardegna. Si dice anche che sia una delle province più povere d'Europa. Quindi non vi aspettate hotel di lusso, non vi aspettate nulla del genere. Aspettatevi però dei panorami pazzeschi, dei profumi meravigliosi e dei tramonti che vi parlano. Che è C'è quello che un. mi interessa. Sì. Dovete andare con un altro spirito, dovete andare con lo spirito di ascoltare una terra e di scoprirla non solo se ci sono dei bei, mi permetto di dirlo, non delle belle strutture, ma perché c'è altro da apprezzare. Ecco. Esatto, anche perché poi a me la struttura interessa poco, perché ci vado solo a dormire, perché per il Brava, resto brava, è sole, spiaggia, brava. tramonti. Esatto. Ma che segno sei, Roberta? Posso chiedertelo? Gemelli, 10 giugno. Gemelli, no, perché abbiamo un sacco di piccole affinità ogni tanto quando racconti delle cose. Quindi pensavo, io sono pesci, quindi pensavo. Sono contenta, però ho una mamma pesci, quindi Ah, c'è ecco, il vedi, contatto. c'è E l'influenza poi te l'ho allora. detto, quando si incontrano le persone e quando scatta l'alchimia, io credo tantissimo in questo genere di rapporti e quindi mi fa piacere nella mia strada incontrare persone come te, come gli ospiti che ho avuto finora. Veramente non sono stati una sorpresa, non ho, qualcuno certo li conosco da tantissimi anni, ma Certo. alcuni non li conoscevo, ma li ho voluti invitare perché proprio c'era questa stima e questa voglia di conoscerli meglio che potevano essere anche affini al mio essere e al pubblico, insomma, che ci segue, che ormai mi conosce e sa come sono. Se, allora, niente, non ti disturbo di più perché so che sei È stato un impegnatissima a piacere. casa. Io sono stata super contenta e ti Anche ringrazio io. veramente tanto perché, come dico sempre, questo è un piccolo programmino, però sto cercando di farlo crescere e voi mi state dando una grandissima mano. Sono molto E contenta. quindi sappi che ti contatterò per qualche nominativo
E ti mando un bacio grande, ti Anche a te. ringrazio e buona vita veramente per tutto. Grazie. Anche a te un bacio grande e anche una carezzina al piccolo leone. A Che... Leone, Sì. grazie, gliela farò quando ritorna da queste parti. Ciao a tutti Ciao. e grazie a te Roberta. Ciao. Grazie, ciao, alla prossima. Alla prossima. Oh, questo giro ho messo pochissimo gli occhiali. E vi è piaciuta? Dunque, vi è piaciuta. Da quello che vedo, vedo tanti cuori che passano e quindi vi ringrazio tantissimo. Allora, prima di salutarvi, vi volevo dire che settimana prossima, non ospiterò un personaggio pubblico, una persona famosa, ma ospiterò un eroe, un'eroina, secondo me, perché parlerò con una grandissima amica di una donazione di rene all'interno di una bellissima, bellissima storia d'amore. E sono molto contenta di raccontarvela perché, anche se non c'è l'eco del personaggio famoso, sono sicura che vi piacerà tantissimo. È una storia molto bella che tratta un argomento veramente molto delicato. Vedrete, spero che vi farà piacere e che sarete comunque in tanti. Quindi alla prossima, vi aspetto. Un bacio a tutti. Ciao.